Sindaco Ossia, un programma estivo 2015 a Guardavalle ricco di eventi, tra cui la 24esima Sagra della Melanzana. Ci vuole dire come sta andando? Io dico sicuramente un programma estivo positivo, perché è stato arricchito di eventi culturali, religiosi, per i bambini, quindi con questa saga di questa sera, e quindi siamo veramente contenti. La partecipazione c'è, soprattutto questa sera vedo tantissima gente, i numeri dicono anche questo, i numeri che sono passati per consumare questo menù ricco di prodotti tipici locali. Quest'anno è anche sponsorizzato dalla Regione Calabria, dalla Galle Serre Calabresi, per questi nostri prodotti locali. Lo abbiamo fatto, la gente si è presentata a Guardavalle Superiore felice e contenta. Adesso sono sotto la musica sempre calabrese, rigorosamente calabrese, dei Lisa Lusa, si stanno divertendo con i nostri balli caratteristici. Sicuramente è un evento ormai storicizzato che dà lustro anche alla nostra Calabria, a Guardavalle, perché insomma parliamo di prodotti locali, e quando si tocca questo tasto bisogna valorizzarlo, perché significa credere in quello che la nostra comunità riesce anche a produrre. Noi abbiamo dato il massimo e siamo veramente contenti, e continueremo a farlo per questo fine estate, perché ancora mancano diverse serate, e quindi spero che ci sarà anche tantissima gente a vedere quello che ancora abbiamo nel nostro cartello estivo. Ci sarà del teatro in Marina il 24, abbiamo il 23 l'iniziativa della presentazione della squadra, abbiamo il 29 la replay, che praticamente andiamo a rivedere tutte quelle serate che abbiamo trascorso insieme ai nostri turisti e a noi stessi, quindi contenti di quello che abbiamo fatto, e speriamo che anche i cittadini di Guardavalle, che hanno avuto la costanza di seguirci, la pensano come noi. Ci vuole dare qualche numero per quanto riguarda la cucina questa sera? Cucina, fino alle 10:15 erano passati 550 persone, quindi un numero mai superato, e quindi siamo contenti. Abbiamo avuto la presenza, forse molto probabilmente anche il richiamo dei Lisa Lusa ha garantito anche questa presenza di tutta questa gente, e quindi una serata veramente positiva.